Buonasera, bentornati a un'altra puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al settore giovanile dell'Arezzo e all'Arezzo Calcio Femminile. Questa sera abbiamo, si può dire, due allenatori. L'allenatore della Berretti che torna con noi, Elvis Abbruscato, buonasera. Buonasera. E l'allenatore in seconda dell'Arezzo Calcio Femminile, Francesco Goretti. Benvenuto per la prima volta, invece Elvis già alla sua seconda presenza qua da noi. Buonasera. Parleremo in particolare dunque del campionato Berretti, come si sta evolvendo questa stagione, poi l'Arezzo Calcio Femminile che ha trovato l'1-1 con il Marcon, di entrambe vedremo le immagini. Allora, prima di vedere Elvis questo pareggio con la Lucchese, intanto ti chiedo, ecco, un altro, è passato, insomma, un mese e mezzo mi pare dall'ultima volta che ci siamo visti, come procede questo tuo lavoro? Sei soddisfatto? Beh, sono molto soddisfatto dei ragazzi intanto, soprattutto per quello che è la loro crescita personale, sia come giocatori che come futuri professionisti. Sto vedendo molta applicazione, abnegazione nel lavoro, stanno crescendo fisicamente e soprattutto in ritmo, vedo il ritmo gara che sta aumentando, quindi è chiaro che è vero che spesso quando magari stai bene fisicamente sei al top e non raccogli quello che vorresti raccogliere, dispiace a me, dispiace soprattutto per loro perché il risultato dà motivazione in più, dà la possibilità a loro di crescere, di cercarlo, di volerlo e questo mi dispiace molto per loro. Però sono felice, sono contento. Poi è una squadra che comunque ha carattere, perché altrimenti alcune rimonte che sono state fatte, o il pareggio anche con il Siena, no? Mi Sì. ricordo sotto comunque di 2 gol, 3-1 contro il Siena, che tra l'altro aveva anche un attacco particolarmente forte e prolifico. Ecco, trovare il pareggio proprio nel recupero, come era accaduto altre volte invece in cui l'Arezzo l'aveva anche vinta, significa che comunque, no, anche dal punto di vista del carattere c'è davvero una buona base di partenza. Sì, è una squadra che sa reagire. È una squadra che è una squadra compatta, non siamo facili da affrontare. Poi è chiaro che questo è anche un periodo della stagione dove campi, temperatura, sono tante cose che bisogna verificare perché poi ti trovi una squadra tecnica, perché io penso che la mia squadra sia una squadra anche tecnica e che abbia un gioco propositivo. Debba affrontare la gara sotto un altro punto di vista, con magari squadre che sono più fisiche e magari sono più abituati a giocare in questi campi. Vedere che comunque, tipo risultato di Lucca, hanno tenuto bene il campo, non abbiamo preso gol in un campo estremamente difficile, questo mi dà forza, mi fa capire che oltre che qualità tecniche ci sono anche qualità fisiche. Allora, vediamo questo 0-0, sentiremo anche il tuo commento che hai fatto al nostro Riccardo Buffetti proprio dopo la partita. Allora, vediamo. Finisce 0-0 tra Arezzo e Lucchese nel campionato Berretti, si allunga la scia di partite senza vittoria della squadra di Abbruscato. Al sesto minuto Lucchese è pericolosa con Tonazzini che non trova la porta per pochi centimetri, concludendo da pochi passi, sfruttando un errato disimpegno della difesa Amaranto. Primo pericolo dell'Arezzo al 28°, Florindi sfonda sulla sinistra per poi servire al limite Rampelli che va al tiro in spaccata dopo aver controllato male il pallone. Si viaggia sullo 0-0, nella ripresa al quarto d'ora ci prova Rampelli di collo pieno dai 25 metri dopo una corta respinta della difesa ospite su cross di Fiorindi. La palla finisce alta sopra la traversa. A un quarto d'ora dallo scadere Colai vola sulla sua sinistra, deviare in angolo, una conclusione a botta sicura dal limite di Metolli dopo un rimpallo sulla prima conclusione di Fiorindi. A un minuto dalla fine, clamorosa occasione per Nottolini che si vede deviare in angolo da Garbinesi, la conclusione a botta sicura di Nottolini che aveva approfittato di una serie di rimpalli in mischia in mezzo all'area di rigore. Finisce 0-0 tra Arezzo e Lucchese. Tiro Elvis, quest'oggi un punto in un campo pesante qua alla Nave, per una partita che si poteva anche vincere contando gli episodi. Sì, contando gli episodi assolutamente si poteva portare a casa qualcosa di più di un punto, ma sono contento per i miei ragazzi, hanno fatto una buona prestazione in un campo molto difficile, un campo che richiedeva un'applicazione, soprattutto una grande gamba, perché insomma, però i ragazzi sono stati bravi, sono stati attenti, abbiamo rischiato poco.
Peccato non aver portato a casa il punteggio pieno, ma penso che sotto il profilo della prestazione diamo continuità a quello che stiamo facendo. Ecco, domenica a Viterbese, in una partita dove si può interrompere la striscia di sei partite senza vincere magari. Assolutamente sì, vogliamo assolutamente cercare di trovare questi tre punti. E il problema di trovare tre punti quando non vengono possono essere dal punto di vista emotivo, dal punto di vista di voler far troppo, e poi magari si vanno a intaccare degli equilibri, quindi ci vuole sempre molto equilibrio, determinazione come si è messo oggi, poi tutto il resto è di conseguenza. Effettivamente, insomma, le condizioni del campo è stata una difficoltà nella difficoltà, e tra l'altro quello è un campo, insomma, ora un po' meno, ma è molto utilizzato perché quasi tutte le giovanili giocano lì, no? Quindi voi ci giocate per primi, quindi anche quelle che arrivano il giorno dopo non è semplice. Ci auguriamo che, insomma, questa problematica venga risolta, problema che riguarda anche la prima squadra, quindi ovviamente a ricaduta poi tutte le squadre dell'Arezzo hanno questo problema. L'uomo ha la capacità di risolvere le cose. Penso che dobbiamo risolvere. Per risolvere bisogna innanzitutto evitare lamentele o dire sarebbe stato meglio, forse. Con i se e con i ma si fa poco, quindi abbiamo questo, vogliamo valorizzare quello che abbiamo, e i ragazzi lo sanno, anche perché non sempre ci saranno campi perfetti, sintetici, e quindi a volte si trovano anche delle belle soluzioni nel fango. Allora, vediamo cosa è successo in questa giornata del campionato Berretti. Oltre allo 0-0 tra Arezzo e Lucchese, 2-2 tra Carrarese e Viterbese, Gubbio Olbia 0-0, Livorno batte Prato 1-0, Pontedera Lupa Roma 0-2, Tutto Cuoio batte Siena 3-2, questo era il big match della giornata. Quindi lo scontro diretto se l'ho giudicato il Tutto Cuoio, che è in testa a quota 20, adesso vedremo anche la classifica. Siena 17 con il Livorno, Prato 16, Lucchese 15, Gubbio 13, Arezzo 12, Carrarese, Lupa Roma 10, Pistoiese 8, Pontedera 7, Viterbese 5, Olbia 4. Comunque sia, la classifica rimane abbastanza corta. Ecco, Elvis, tu hai affrontato sia il Tutto Cuoio che il Siena. E col Tutto Cuoio, tra l'altro, poteva anche, diciamo, finire meglio sicuramente per l'Arezzo, col Siena poteva finire in tutti i modi. Che impressione ti hanno fatto? Le hai viste molto più avanti nell'Arezzo oppure, diciamo, no? Ma sinceramente, sia con il Tutto Cuoio che con il Siena, sinceramente, non per essere di parte, perché facendo un'analisi corretta e oggettiva, siamo stati superiori per lungo tratto a loro, e abbiamo raccolto poco nei due scontri, perché un punto col Siena preso sul finale, e una sconfitta col Tutto Cuoio che è stata compromessa da un'espulsione del mio giocatore nel primo tempo, quando vincevamo 1-0, e penso che non ci avrebbero mai fatto gol, anche perché la squadra in questo momento è veramente solida. E credo che le squadre che abbiamo incontrato fino ad oggi, quella che ho visto un po' più avanti era il Prato. Il Prato l'ho visto più avanti di noi, ma vedo comunque tutte le squadre, insomma, le prime 6 o 7 che sono lì, le vedo molto livellate. Secondo me gli equilibri si sono sottigliati, ecco. Ecco, il fatto diciamo che in trasferta non è arrivata ancora la vittoria, e c'è stato questo, diciamo, rendimento, no, un po' alterno tra casa e trasferta, è casuale, nel senso sono stati, diciamo, ogni partita è diversa dall'altra, ovviamente, oppure c'è, dal punto di vista forse dell'aspetto, dell'approccio alle gare, c'è qualcosa su cui lavorare? Ma credo che innanzitutto noi abbiamo lavorato tantissimo la prima parte del campionato, sulla prima fase, le prime 10 settimane abbiamo lavorato tantissimo sulla fase offensiva, perché
Io credo molto che i ragazzi a 17 anni, 16 anni, comunque giovani così, debbano sviluppare la capacità di cercare di fare azione, di provare, di tentare, e attraverso uno sviluppo propositivo. È chiaro che tiri la coperta, fa freddo i piedi, abbassi la coperta nei piedi, c'è il freddo qua, quindi alla fine è successo che stando i risultati sono stati altalenanti, perché comunque anche fuori casa si andava a cercare la vittoria, a cercare di provare, magari molte volte ci siamo trovati scoperti, ma questa è stata una lettura fatta, perché i ragazzi hanno bisogno di autostima, hanno bisogno di far gol, hanno bisogno di trovare coralità, e questo c'è stato. Poi chiaramente dopo, a un certo punto, io credo molto nell'equilibrio tra attacco e difesa, e dopo ho iniziato a lavorare con molta più solidità a livello difensivo, non tanto di squadra, perché di squadra i ragazzi lo sapevano fare, ma per quanto riguarda invece proprio la linea difensiva era veramente poco che abbiamo iniziato a lavorare. Infatti Carrara siamo andati, abbiamo fatto un buon pareggio e abbiamo giocato in casa contro tutto Cuoio, vincevamo 1-0, eravamo in 9, non ci avrebbero fatto gol se le occasioni non fossero state su calcio di punizione e calcio d'angolo. Quindi lo 0-0 con la Lucchese comunque sta dimostrando una crescita. È chiaro che su questo il risultato aiuta. La giocata, se ti riesce e poi ti fa vincere anche la partita, ovviamente cambia. Ti consola. Comunque ci provano, e l'abbiamo sottolineato varie volte, comunque abbiamo visto anche in questa partita delle azioni comunque di coraggio, anche di tiri dalla distanza, non manca, non mi pare, il coraggio, almeno da parte di quei giocatori che sentono di avere, no, anche di avere il numero, il colpo. No, questo è qualcosa che è una richiesta che gli facciamo tutti i giorni internamente, perché penso che ogni giocatore ha qualcosa in più da dare, ma soprattutto da scoprire da se stesso. Quindi se riusciamo a fare questo nel quotidiano, il sabato lo mettono in campo, lo portano. Ci fermiamo un secondo, poi tra poco apriremo anche la pagina dell'Arezzo Calcio Femminile, vedremo le immagini di Arezzo Marcon, a tra pochissimo. Eccoci tornati, allora dopo torneremo a parlare anche con Elvis, adesso invece con Francesco Coretti, allenatore in seconda dell'Arezzo Calcio Femminile, stiamo per vedere le immagini, il servizio di Arezzo Marcon, un Arezzo che sta crescendo di partita in partita, insomma rispetto alle prime gare è abbastanza evidente, no? Siete, immagino, soddisfatti? Sì. Siamo soddisfatti soprattutto per la crescita che hanno fatto, diciamo, tutte le atlete, da partire dalle più piccole della primavera fino ad arrivare a tutte quelle che fanno parte della rosa della prima squadra. È chiaro che è una categoria importante, una categoria dove il ritmo cambia notevolmente, dove non ci sono, se non pochissime di loro, atleti abituati a giocare questo tipo di calcio. Per cui Emanuela sta facendo un lavoro, secondo me, strepitoso, perché sta cercando di portare una mentalità completamente diversa da quella a cui erano abituati. È chiaro che è un processo di crescita che richiede del tempo. Secondo me, se continuano a impegnarsi così, se continuano a lavorare come stanno lavorando, i risultati si vedranno dal nuovo anno. Lei l'aveva detto poi, Emanuela Tesse, no? Che si sarebbe visto a fine anno, inizio anno, e già insomma si intravedono, quindi il tempo, il fattore tempo è soprattutto per un'esperienza nuova come questa, certo, no? È importantissimo, penso sia l'aspetto fondamentale in questo momento, cercare di avere più pazienza possibile. Poi è chiaro, come ha detto Elvis, i risultati fanno morale, no? E per una squadra di calcio penso che sia una delle cose più importanti, riuscire a portare a casa una partita, una prestazione importante e un risultato ti dà tanto morale per lavorare come stanno lavorando, perché Manuela è un allenatore che chiede tanto ai propri giocatori, sia in allenamento che in partita. Si sente anche un bel clima, perché quest'anno c'è molto seguito, ci si respira un bel clima anche a livello di sostegno. Sì. Io parlo personalmente, per me è un'esperienza fantastica, perché comunque poter lavorare con un personaggio nel calcio femminile di questa caratura è un'occasione che penso
capita poche volte nella vita, quindi per me è un piacere a prescindere. Poi è chiaro che vedere che comunque il calcio femminile sta facendo passi in avanti, penso che sia una soddisfazione, ma credo che debba essere una soddisfazione per le atlete. Cioè, sento Manuela spesso parlare di questo aspetto, no? Con loro, che lei ha vissuto un calcio femminile dove il professionismo non esisteva, molto probabilmente fra qualche anno si arriverà a un calcio femminile professionistico, quindi è importante per chi sta praticando calcio oggi e quindi per le più giovani di loro penso che sia una prospettiva importantissima. Allora, vediamo com'è andata questo Arezzo Marcon 1-1 con Riccardo Buffi. Dopo la vittoria della scorsa domenica nel campo del Pescara, l'Arezzo Calcio Femminile si ripete con un'altra ottima prestazione contro il Marcon, squadra veneta che proprio settimana scorsa ha fermato la capolista Vittorio Veneto. Manuela Tesse conferma l'11 iniziale che ha battuto il Pescara 4-2-3-1, baracchi verdi, coppia di centrocampo con Nocchi, Di Fiore, Paganini, dietro l'unica punta Mattiacci. La formazione ospite, allenata da Maurizio Semezzato, si presenta a Laurentini con un modulo piuttosto difensivo e da sola Camilli a sorreggere l'attacco veneto. Arezzo pressa gli spazi, per una buona mezz'ora non lascia uscire il Marcon dalla propria metà campo, ma la prima grande occasione del match arriva al 42esimo con Battaiotto che, approfittando di una diagonale sbagliata di Mencucci, calcia tu per tu con Antonelli, bravissimo a respingere con i piedi. Nella ripresa subito un episodio che cambia il match, al 12esimo Mencucci stende in area di rigore e Battaiotto, per il direttore di gara non ci sono dubbi, assegna il calcio di rigore al Marcon. Sul dischetto si porta Stefanello, conclusione centrale e vantaggio ospite. La squadra di casa reagisce e trova subito la rete del pareggio grazie a una grandissima azione di Di Fiore. Al 15esimo si invola sulla fascia destra, salta Sabadini di velocità e cross al centro. Sul traversone si fionda Mattiacci che da 0 metri sigla la più facile delle reti. L'ultima occasione capita al Marcon a 10 minuti dal termine quando Stefanello su calcio di punizione dal limite colpisce una clamorosa traversia ad Antonelli battuta. Buon punto per l'Arezzo che porta a 2 la striscia utile dei risultati consecutivi dopo la vittoria con il Pescara. Con i 6 punti conquistati la classifica inizia a sorridere alla squadra di Manuela Tesse che domenica prossima avrà il compito di dare continuità ai risultati contro l'Udinese. Allora Manuela, quest'oggi è una gran prova di carattere della squadra, finalmente si iniziano a vedere anche le trame di gioco, un buon punto poteva essere anche di più probabilmente. Sì, assolutamente, abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo sofferto soltanto negli ultimi 5 minuti finali del primo tempo, poi logicamente ci sono anche gli avversari, siamo calate un pochettino, anche perché il campo è molto pesante e diciamo le trame di gioco sì ci sono, però non sono neanche efficaci per quanto riguarda il campo, molto difficile giocare qui per noi, però sono molto soddisfatta, sapevamo che potevamo giocarcela alla pari contro il Marcon, nonostante fosse secondo o terzo in classifica, ma noi dobbiamo continuare così e i miglioramenti si vedranno. Ecco, anche una grande reazione dopo il gol subito dopo 3 minuti ci ha fatto il pareggio, quindi la squadra che ha dimostrato anche di saper reagire in modo veloce. Sì, anche perché le ragazze iniziano a crederci, hanno visto che hanno giocato benissimo il primo tempo, mancato soltanto il gol, quindi sarebbe stata una beffa finire con una sconfitta. Hanno reagito tantissimo e hanno sofferto, è così che si gioca di squadra, bisogna faticare anche sudore. Siamo qui con Mattiacci, l'Arezzo quest'oggi ha ottenuto un gran punto, ma si poteva arrivare anche alla vittoria, vedendo come ha giocato la squadra. Sì, noi abbiamo fatto molto più di loro, comunque loro non hanno fatto assolutamente, hanno fatto poco e niente, e noi invece abbiamo messo con la grinta che d'altronde la testa si chiede sempre ogni partita. Però oggi è arrivata anche la prima rete stagionale, quindi è una gloria anche personale. Sì, no, questa la dedico a tutte le mie compagne, soprattutto alla mister che comunque mi manda in campo nonostante l'età, quindi va bene. Vabbè, all'epoca se la cava assolutamente bene, nonostante l'età, però insomma, ce ne fosse. No? Ma questo deve essere un insegnamento per le più giovani. Cioè, avere accanto una ragazza come lei che comunque si mette a disposizione, ha fatto la panchina quando gli è stato chiesto di fare la panchina e quando gli è stato chiesto di andare in campo ha dato il 100% di se stessa a 40 anni. Deve essere un insegnamento importante per le più piccole che quando si va in campo ci si crede fino alla fine e si dà al 100%. Questo devono riuscire a fare tutte, dalla prima all'ultima. Considerato il valore del Marcon, lo dice la classifica, lo diceva anche il tipo di prestazione che avevano fatto prima di affrontare l'Arezzo, l'Arezzo insomma, ne esce quasi come fosse una vittoria, al di là che certo, ovviamente è un punto, però a livello di consapevolezza vale molto questo pareggio. Vale tantissimo perché
comunque, come si diceva, i risultati poi con squadre che comunque sono in posizioni importanti di classifica fanno ancora più morale. Poi sinceramente io non ho visto squadre, escluso il Sassuolo, che dopo i primi 20 minuti all'altezza dell'Arezzo ha dimostrato di essere un gradino più in alto dell'Arezzo. Io non vedo squadre con giocatori tecnicamente superiori alla squadra dell'Arezzo. È chiaro che devi lavorare su tutti gli altri aspetti, sull'aspetto mentale, devi lavorare sull'aspetto fisico, sul ritmo, che sono sicuramente le cose che mancano alla maggior parte di loro. Vediamo allora che cosa è successo in questo turno a livello di risultati con il Vittorio Veneto che ha battuto 1-0 il New Team Ferrara e poi l'1-1 dell'Arezzo, l'abbiamo visto. Padova Castelvecchio 1-3, Federazione San Marinese Virtus Padova 1-0, Gordige Imolese 1-3, Perugia batte la Saponeria Pescara 3-0 e Sassuolo che batte il prossimo avversario dell'Arezzo, l'Udinese 5-3. In classifica continua a dominare Vittorio Veneto 19, Castelvecchio 15, Sassuolo 14, 13 New Team Ferrara e Marcon, 12 Padova, 10 Molese e Perugia, 7 Udinese e Federazione San Marinese, 6 Arezzo, 3 Gordige, 2 Padova e 1 la Saponeria. Quindi questa trasferta in casa dell'Udinese, squadra che insomma si trova nella parte medio-bassa di classifica a quota 7, fin qui 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, è una trasferta proibitiva? No. Secondo me non esistono per l'Arezzo trasferte proibitive, cioè, come organico non sono inferiore a nessuno, poi il processo di crescita continua, per cui ci sta la domenica che qualcosa non funziona, l'errore ancora di squadra o l'errore del singolo ci sta, per cui però se la giocano sul campo penso tutte le domeniche senza ombra di dubbio. Anche nel femminile a gennaio, cioè, si riapre il mercato oppure come funziona? È curiosità mia. No, credo proprio di sì, però sì, non è un tema che... Non me ne occupo perché penso che sia compito di Manuela con i propri collaboratori. Certo. E con anche per capire se anche le altre magari cambiano faccia, come succede nel maschile, no? può capitare. Insomma. Sì, credo che sia un aspetto importante per il proseguo del campionato, perché io di questo sono convinto, che sicuramente non so cosa farà l'Arezzo, sicuramente squadre che ora occupano posizioni basse della classifica ci sta che a gennaio rinforzino l'organico con giocatori di livello, quindi che si possa rivoluzionare la classifica a anno nuovo ci sta, sicuramente ci sta. E cosa vuol dire, tu sei allenato in seconda, appunto lavorare con Manuela proprio per la tua esperienza e la tua crescita? Ma io ho una grande passione per il calcio e ho cercato di farlo a tutti i livelli e avere l'opportunità di poter collaborare con chi ha fatto calcio a livello professionistico penso sia un'occasione da non perdere. Manuela è una persona che chi non conosce magari giudica un po' come magari, non so, un po' schiva, un po' burbera, però è una persona passionale soprattutto nei confronti del calcio, incredibile, quindi è un piacere fare gli allenamenti insieme a lei perché cerca sempre di renderti partecipe di qualsiasi cosa faccia con la squadra, anche se poi magari non ti senti all'altezza di dare un consiglio, però il rapporto che si è instaurato in questi mesi è un rapporto di piena collaborazione e per me è l'ho detto prima, è un onore veramente lavorare con un personaggio di questo calibro. Volevo fare un'ultima domanda a Elvis, ecco, te l'aspettavi così, avere a che fare con i ragazzi, questa tua prima esperienza da allenatore, nel senso chiaramente tu prima ovviamente hai elogiato anche le doti umane, però insomma nella società di oggi ci dicono spesso allenatori, insomma in via generale è più difficile di una volta, sostengono, no? Anche della gestione, no? Per tanti motivi, perché magari hanno più distrazioni di un tempo, insomma è cambiata proprio la società. Ecco, proprio a livello di approccio, a livello anche di come te l'aspettavi, ecco, è come te l'hai immaginato o no? Io penso che era più difficile allenare me
quando ero ragazzo. Che com'è chi da che? Ero un ragazzo di strada. Sì. Quindi era molto più difficile gestire me. I miei atteggiamenti, come ero, venivo additato con me il meridionale nella città del nord, quindi dovevo sgomitare. Sono tutte ideologie che si stanno creando nel momento, no? È più difficile. Sai perché è più difficile? Perché ci sono allenatori che non hanno pazienza. Ah, ecco. Allenatori che non hanno... che pensano di fare allenatori solo perché hanno la magliettina, fare allenatori. Invece io prima avevo, quando io sono cresciuto nel calcio che non era così mediatico network, c'erano comunque degli istruttori, degli educatori, dei papà, degli amici, dei fratelli. Il calciatore cresce così secondo me, quando si sente che ha di fronte una persona che gli dà la massima disponibilità su tutti i punti di vista. E io questo è quello che do ai ragazzi. Sono allenatore, ma fuori dal campo sono un amico, un padre, mi chiamate qualsiasi, non c'è nessun problema, do tutto, perché sennò questo lavoro qua non lo posso fare, sennò è riduttivo fare esclusivamente, io penso dai Pulcini fino alla nazionale, perché io, se ci fate caso, sono stati sempre gli stessi allenatori per gli stessi anni, ci sarà un motivo, no? Perché sapevano essere dei gestori, dei papà, degli amici. Era molto più difficile prima, oggi è molto più facile perché ci sono, sì è vero che ci sono tante distrazioni, ma un allenatore ha tante possibilità per creare motivazioni, quindi la rovescia al contrario. Certo. Quindi cioè, si sta creando anche un rapporto che va al di là poi, no? del campo con questi ragazzi. Sì, io voglio che ci sia, perché secondo me porta entusiasmo, porta il gruppo. Però è anche vero che in queste situazioni il calcio cerca sempre di toglierti un qualcosa, no? Perché magari vuoi, come ti posso dire, vuoi cercare di far gruppo e a volte quando uno cerca di fare gruppo è da troppo. Quindi è giusto, è vero che bisogna trovare un compromesso, non dare troppa confidenza, perché poi sul campo è chiaro che non si dà confidenza, c'è un'equidistanza, però penso che la differenza la faccia sempre l'uomo, quindi se sono riusciti a portarmi in Serie A me... C'hanno speranze anche loro. Certo. Certo, non ero tecnicamente forte. Anche se non si negherebbe vedendoti dopo. Esatto, ho iniziato a 12 anni a giocare. Quindi tardi. Tardi. E mio padre non veniva mai al campo a vedermi, mia madre neanche, ma così tante storie di tanti miei compagni. Quindi dov'è la verità? Mando a scuola calcio mio figlio a 6 anni, voglio che diventi Cristiano Ronaldo a 8 anni, hanno già smesso a 12 anni. Che poi anche le troppe pressioni lo vediamo, no? Quello che esce dalla bocca dei genitori in generale, non parliamo di casi specifici. Se a 8 anni facciamo fare tattica ai ragazzi, diventa anche... come fai? Diventano che sono già degli allenatori a 15 anni. Qua devono fare i calciatori, non gli allenatori. Belle queste riflessioni, magari le riprenderemo, perché è bello sentirti parlare di questo nelle prossime, quando tornerai, perché devi tornare. Certo. Ogni mesetta, scherza, ogni tanto. Allora, grazie anche all'allenatore in seconda Francesco Goretti. Grazie a voi. Ovviamente alle due società, sia all'US Arezzo che all'Arezzo Calcio Femminile, come sempre, per la collaborazione. Buon proseguimento di stagione. Grazie.